Poco dopo le 17 di oggi, giovedì 13 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dello stadio a Vicenza per un'auto finita rovesciata sul marciapiede dopo il tamponamento da parte di un furgone, ferita l'automobilista. I pompieri arrivati hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la giovane rimasta bloccata all'interno della Fiat Punto. La donna rimasta ferita è stata presa in cura dal SUEM e trasferita all'ospedale in codice verde. Illeso l'autista del furgone. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.